Nuova edizione del nostro videogiornale, bentornati. Apriamo con l'agenzia AIFA che blocca anche nella regione Veneto un lotto AstraZeneca per precauzione. Un lotto dello stesso stoccaggio del vaccino è stato bloccato in Veneto su ordinanza dell'Agenzia del Farmaco Italiano in attesa di accertamenti. L'allarme proviene dalla Sicilia, dove un militare di soli 43 anni è deceduto poche ore dopo la somministrazione del prodotto AstraZeneca. Il nesso di causalità, come specifica la nota AIFA, è da dimostrare. Veneto sul filo del rasoio tra zona rossa e arancione, posti letto al 14% negli ospedali. L'analisi sui dati quotidiani da parte di ISAE passa per un grafico che mostra l'andamento dei ricoveri in terapia intensiva. I pazienti gravi 153, un terzo in più rispetto a 2 settimane prima, ancora distanti dai 401 di fine 2020. Se i posti letti rimangono ancora abbondanti, l'indice RT risulta in salita e fa rischiare nuove restrizioni. Gogollo del Cengio, identificata la sessantenne, trovata sul lastrico, ritrovata l'auto, all'interno un biglietto. Si sono concluse le indagini dei carabinieri confermando i sospetti dei giorni scorsi. Il corpo in decomposizione, trovato domenica all'alba da un pescatore, corrisponde a quello di una maranese scomparsa da casa a fine novembre. A confermare l'identità il calco dei denti. Si è trattato di suicidio annunciato con un messaggio alla famiglia, ma ritrovato solo domenica. Vicenza muore per sepsi dopo l'intervento all'anca in piena seconda ondata esposta dei familiari. La morte risale al 3 gennaio al San Bortolo. Tutto era iniziato da una caduta in casa esattamente 1 mese prima. I figli della vittima lamentano ritardi nella cura dello shock settico. L'ospedale era nei giorni in cui il culmine della seconda ondata era presente. 180 pazienti ricoverati per Covid. Ieri è stato presentato un esposto ai carabinieri. Vicenza, autoalimentata GPL, si incendia tra i due caselli della 4 di Vicenza, salvo il conducente. Si è concluso con un intervento alle 18:30 di ieri pomeriggio, il terribile incidente. Chiamati i vigili del fuoco in 3 diversi posti lungo la 4 nell'arco del pomeriggio, dopo aver spento le fiamme prima su un furgone a Gresignano, poi su un camion di legname sul confine di provincia con Padova, gli operatori si sono occupati poi di un'auto a GPL. Vicenza, scontro fra due auto in zona industriale, ferita una ragazza. L'incidente alle 13:10 via della Tecnica all'incrocio con via dell'Economia. Una delle due auto è finita rovesciata su un fianco, portata all'ospedale una ragazza. Grisignano di Zoc, furgone e carico di volantini in cenere a causa di un incendio in autostrada. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme sul furgone commerciale distrutto dal rogo scaturito dal vano motore. Tiene Samperi lascia la giunta per motivi di lavoro, arriva Simonato, in consiglio subentra Danna. A quasi un anno dalla scadenza naturale del suo secondo mandato amministrativo, il sindaco di Tiene Casarotto dà un nuovo assetto alla giunta dopo le dimissioni per motivi di lavoro di Alberto Samperi, assessore, a cui erano affidati reparti pesanti come bilancio, finanze, tributi, economato, commercio e animazione del centro storico, sicurezza, lavoro e impresa, progetti integrati, sovracomunali, bandi europei e personale. Pove del Grappa, tra i 4 alfieri veneti della Repubblica anche un 17enne vicentino di Pove. Su un totale di 28 attestati annuali rilasciati dal Capo dello Stato a ragazzi e ragazze dai 9 ai 18 anni, in 4 sono giovanissimi veneti e uno vicentino. Si tratta di Francis Praven, ragazzo cresciuto a Pove in una famiglia di origini asiatiche che si è distinto come volontario in un centro disabili anziani, oltre che alla mensa dei poveri. Cornedo Vicentino, un dolce pensiero per gli anziani ospiti della RSA Tassoni in vista della Pasqua. 5 negozi di alimentari del paese e delle frazioni di Cereda e Spagnago hanno aderito alla proposta del Centro Servizi Assistenziali per Anziani Non Autosufficienti. 70 ospiti di casa Tassoni saranno i beneficiari delle donazioni di 2 euro per ciascun dolce pasquale acquistato da questa settimana fino al 3 aprile.
Valdagno, Opere Pubbliche, ha approvato il piano triennale sul vassoio 12 milioni di euro. Due terzi della somma sarà investita nel corso del 2021 dal comune, che annuncia anche l'inizio dei lavori di completamento del percorso ciclabile Agnogua sul tratto valdagnese. La maggior parte degli importi sarà destinato a sistemazione di strade, creazione di nuovi parcheggi, interventi in varie scuole primarie delle frazioni. Bassano, UL7 accelerata sulle vaccinazioni, due nuove sedi a Bassano e Altopiano. La campagna di vaccinazione decolla non solo con l'estensione dell'attività 7 giorni su 7, ma anche con spazi più ampi per poter operare con più linee di vaccinazione in parallelo e gestire un afflusso più intenso di cittadini. Dalla prossima settimana le vaccinazioni saranno svolte al Palangarano a Bassano e nel Palazzetto dello Sport di Roana. Pagina dell'Eco Nazionale, Covid ok dell'EMA al vaccino monodose Johnson & Johnson. Il club dei vaccini anti-Covid approvati dall'EMA si allarga dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca. L'Agenzia Europea del Farmaco ha dato il via libera al vaccino della Janssen, divisione farmaceutica della Johnson & Johnson. 10 anni dal disastro di Fukushima, il Giappone si ferma per ricordare. Il Giappone commemora oggi 10 anni dalla triplice catastrofe di Fukushima: il terremoto di magnitudo 9, il successivo tsunami, la dispersione delle radiazioni dalla centrale nucleare costata la vita a oltre 15.000 persone. È stata presentata la SF21, la Ferrari che correrà il prossimo mondiale con fama di riscatto. L'ha svelata la nuova Ferrari, quella che correrà nel mondiale 2021 di Formula 1, e appunto la SF21 nasce nel nome e nello spirito di Enzo, detto il Drake. Bollettino Covid, 22.409 nuovi positivi, 332 i decessi. Ora atteso il nuovo piano vaccinale. È tutto, a risentirci.